Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di 3JS con codice inutile. La volta scorsa eravamo rimasti con questo bellissimo cubo che si genera al click. Oggi iniziamo da subito a fare un pochino di ordine nella scena per poi poter così costruire degli oggettini un pochino più avanzati per gestire i nostri eventi. Andiamo in seguito ad aggiungere qualche oggetto più elaborato per andare a costruire qualcosa di più interessante dal punto di vista visivo. L'ultima volta eravamo rimasti con questo Add Event Listener che al click fa appunto apparire il nostro cubo. Come primissima cosa per ordinare il nostro codice andiamo ad estrarre questa nostra parte che genera il fading cube, la tagliamo via e la andiamo a mettere in una funzione add fading cube. Oops. Andiamo a mettere in una bellissima funzione add fading cube, così da poterla richiamare quando avviene il click. Avere il codice un pochino più ordinato e autodescrittivo, si descrive da solo fondamentalmente. Andiamo a vedere se funziona. Sì, sta funzionando tutto. Non abbiamo fatto altro che spostare un pezzo di codice e metterlo all'interno di una funzione, niente più niente meno. Ora passo successivo, altro spostamento di codice un po' più corposo, di voler spostare tutto questo listener sul click e raycaster in un oggetto a sé stante, così da fare un pochino di ordine nella nostra scena di index.js. Per fare questo andiamo a creare un nuovo file e lo chiamiamo onclickraycaster.js. Iniziamo subito dichiarando che da questo file esportiamo una classe default che si chiamerà onClickRayCaster e questa classe come constructor creiamo qua dentro una funzione che avviene sul click. All'incirca questa nostra nuova funzione conterrà questo codice. Andiamo a crearci anche una funzione set distance from camera distance, con la quale poi andremo ad impostare questo valore dinamico, così non lo lasciamo hard coded dentro a questa funzione ma lo potremo modificare in futuro secondo le nostre necessità. Il nostro constructor cos'è che deve fare? Fondamentalmente deve inizializzare queste funzioni che noi al momento inizializziamo dentro il file index.js e le trattiamo come oggetti diciamo globali. Vogliamo che facciano parte dell'oggetto onClickRayCaster, quindi anziché essere una variabile const farà parte thisRayCaster uguale new thisRayCaster thisMouse e così via. Procedo con di copia e incolla brutali. Quindi facendo così andiamo a ricreare il nostro sistemino di prima. Set distance from camera chiaramente andrà a scrivere questo distance from camera uguale distance, quindi quando chiameremo set distance from camera andremo a mettere un nuovo valore qua dentro. Noi stiamo usando gli oggetti tree, quindi per poter usare questa libreria e non avere alcun tipo di errore andiamo ad importare qua dentro tutto come tree, quello che è contenuto dentro la libreria tree. A questo punto, quando viene costruita questa classe, prendiamo la window come facciamo qua, dov'è? Come facciamo qui, window document add event listener? No. Facciamo che nel constructor possiamo indicare un oggetto di default che ascolta il click, così che non sia la finestra del browser in toto, ma decidiamo di volta in volta qual è questo oggetto che ascolta il click. Facciamo in modo che possiamo impostare, passare al constructor questo valore, ma facciamo anche in modo che di default sia la finestra stessa.
Ok, quindi facciamo reference frame dot add event listener, come facevamo di là, un bel click this dot on click, anzi no, non deve essere window, perdonatemi, deve essere window punto document, quello di default, che è il nostro documento, perché window non contiene la funzione di event listener che io ricordi. Questo possiamo verificarlo dal browser. Andiamo a verificare dal browser questa cosa. Prendiamo oggetto window, non window ma window, eccolo qua, lo abbiamo stampato. Potremmo aprirlo e andare ad esplorare a mano tutto quanto. Andiamo a esplorare a mano, vediamo che non c'è ad event listener, nemmeno qua sotto c'è un on e altre funzioni. Qui questi sono dei sottoggetti, non ho delle funzioni, perdonatemi, non c'è nulla, quindi possiamo anche provarlo a mano, eh? window.addEventListener invio, e invece c'è, quindi se io faccio window.addEventListener, ero convinto non ci fosse, addEventListener la funzione click, log, loghiamo l'evento, click, proviamo un po', invio, ok, proviamo a cliccare, no, undefined, proviamo console log, ciao, mi pare che sia tutto a posto, ciao, no, c'è, quindi possiamo evitare di settare come default il documento, ma proprio impostare la finestra come oggetto di default. E andiamo quindi nel nostro codice e togliamo lo document, lo togliamo dal default. Avete visto cosa abbiamo usato? La console del browser per fare dei piccoli test su ciò che ci offre il sistema che abbiamo sotto mano, ciò che ci offre la finestra, le funzioni e tutto quanto. A questo punto abbiamo impostato reference frame ad event listener, click this on click, e viene eseguita questa funzione che dovrà eseguire il nostro vecchio codice per andare a recuperare il punto in cui si è cliccato, e on click andrà ad eseguire il nostro vecchio codice per recuperare il punto in cui si è cliccato. Chiaramente dobbiamo fare delle modifiche perché le variabili su cui andiamo a scrivere e leggere non sono più globali ma appartengono a this, a questo oggetto qua. Quindi tic tac, this plane, this raycaster, l'evento, il click, l'X del click, window inner width, ci serve this dot reference frame uguale reference frame punto virgola, quindi this dot reference frame dot inner width, e array per fare di nuovo i calcoli che facevamo prima, e vediamo, rileggendo l'algoritmo, che andiamo a copiare la posizione dalla camera. Andiamo a copiare la posizione dalla camera. La camera, l'oggetto non ha la più pallida idea di cosa sia, di dove sia, quindi andiamo a dire questa camera, this camera uguale reference camera, lo impostiamo anch'esso come parametro che passiamo al constructor. Passiamo al constructor e non ha nessun default, perché non è che andiamo a creare una nuova camera a caso, ma la dovremmo passare obbligatoriamente nel momento in cui andiamo a creare un nuovo onclick raycaster. Quindi this camera position, this plane normal, e this, quindi this plane normal, this from camera, lo stesso, è una variabile che appartiene all'oggetto, di nuovo mouse, di nuovo camera, di nuovo this plane, e this point,
e a questo punto, quando viene eseguito tutto quanto, loggando, point dovrebbe ritornarci il punto che abbiamo cliccato nello spazio tridimensionale a questa distanza dalla camera, come avveniva qua. Lo proviamo subito e per provarlo disabilito temporaneamente il nostro ascoltatore di click, andiamo ad importare il nostro OnClick Raycaster, che ricordiamo essere qui accanto, onclickraycaster.js, che è questo file, e lo andiamo a creare const clickraycaster uguale new onclickraycaster. Vediamo che gli dobbiamo passare la camera, ci dovrebbe loggare il punto cliccato, salvo, e vado nel browser a provare. Uncount type error cannot read property inner width of undefined at onclick. Perfect. Vediamo. Onclick inner width this reference frame. Non gli piace questa cosa perché abbiamo questo errore. Non esiste inner width dentro onclick, perché JavaScript ha uno scopo molto piccolo, quindi praticamente tutto quello che c'è qua dentro, quando diciamo this, ci stiamo riferendo non all'oggetto ma qui dentro. Gli dobbiamo bindare il padre che contiene questa funzione, perché viene in questo momento questa funzione sta venendo chiamata dalla finestra, e quindi si sta riferendo alla finestra e a ciò che c'è dentro la funzione onclick. È un po' casotto, però proviamo una cosa: log this e vediamo cos'è effettivamente this in questo momento. This window, vedete? Credetemi, se provate il codice vedrete che this è window. This on click è uguale a this on click con bindato, quindi collegato, this. Che, perché in questo momento this è on click recaster. Lo dimostriamo facendo così: log this on constructor e loghiamo this. Andiamo nella scena, vedremo che this on constructor è un click recaster. Torniamo qua, aggiungiamo console log this on click dentro la funzione on click per vedere qual è il this in questo momento. Quando clicco, in questo caso this on click è un click recaster, ok? Mentre se non bindo se stesso, this, quindi un click recaster, this in questo momento durante il constructor è un click recaster, se non lo bindo, quando andrò ad eseguire il click senza il binding è window quando clicco, mentre quando costruisco è un click recaster. Questa non è una cosa di 3JS, anzi è una cosa molto specifica di JavaScript, ma ci tornerà sempre utile. Quindi ribindo il this giusto, togliamo questi due log che possono fare solo confusione, perché io voglio soltanto che sia loggato a questo punto. Salvo, torno nella scena, clicco, eccolo il nostro vettore, come prima, uguale, identico a prima. Quindi in questo evento ci aggiungiamo una variabile che si chiama this.onClickEvent uguale undefined, che andrà a contenere l'evento da richiamare al click. Quindi facciamo così: this.onClickEvent thisPoint, e quindi qui dentro a onClickEvent andremo a collegare dalla nostra index una funzione che vuole ricevere un vettore da utilizzare. Se lo lascio così e clicco, verrà tornato un errore, che thisOnClickEvent is not a function, e al momento giustamente è undefined. Quindi devo, prima di eseguirlo, devo fare un piccolo controllo: if thisOnClickEvent non è uguale a undefined, la controlliamo così, sarebbe più corretto controllare che sia una funzione. Se non è indefinito, allora lo chiamo come tale, come funzione. Andiamo a controllare la scena, quando clicco continuo a ricevere il mio vettore stampato e non accade nulla di male. Togliamo console log da
la funzione onClick del onDisplayCaster e la andiamo ad utilizzare qua dentro, quindi su clickRaycaster.onClickEvent uguale point. Sto dichiarando che dentro un click event c'è una funzione che riceve point e che lo scrive nella console. Vediamo un po' se funziona. Funziona. Per dimostrare che è differente ci scrivo funzione assegnata point, funzione assegnata, e mi stampa il point. Ok, a questo punto quello che posso fare è cancellare questo commento che non mi serve più, impostare add fading cube e renderlo capace di ricevere point. OnClickEvent è uguale alla funzione add fading cube. Facendo così tutto quanto funziona come prima. Siamo di nuovo messi come prima, ma la differenza è che abbiamo un codice molto più breve sulla index, molto più ordinato, che parla da solo e scrive da solo cosa fa, e abbiamo un altro codice esterno che invece ci si occupa unicamente di fare il recasting. Questa è la fine della prima parte. Ci sarà già pubblicata una seconda parte dove andiamo ad aggiungere una piccola esplosione collegandoci a questo evento. Abbiamo usato questo video non per parlare specificatamente di 3JS, ma per capire come organizzarci meglio. Come al solito vediamo di provare a fare le cose per bene o di avere comunque chiara la direzione. Ciao!